Hello! Buongiorno e buon Ferragosto! Buon caldo atroce a tutti! Se sentite casino è il mio ventilatore, perché fa troppo caldo oggi, c'è tipo quasi 35 gradi e siamo neanche le 10 e un quarto di mattino, cioè proprio si sbolle. Ringrazio ArmyPainter per avermi mandato questo ben di Dio, però in questo video non voglio parlare di questi due set, perché questi devono ancora uscire, ma voglio dedicare un video proprio apposito, perché c'è tanto da parlare su questi due, ma voglio parlare più che altro dello Skin Tone Spend Set. Finalmente un set dedicato alle nuance degli incarnati, dal più chiaro, come vedete, al più scuro. Non vedo l'ora, mi prudono le mani. Ah! Allora, non fate caso al disordine, perché c'è un casino, c'è un casino. Io qui c'ho tipo le sta... È stata la sedia, lo giuro, è stata la sedia. La sedia in pelle, lo giuro. Camisene. Come sono belli i miei video? Dicevo, c'è un casino qui, lasciamo perdere, c'è un casino assurdo. E dicevo, io mi rendo conto di avere troppe boccette. Qui... Maledetto il giorno, sto stampando tutti i rack per contenere tutte le boccettine, guarda caso proprio Army Painter, no? E ho detto, vabbè, tanto ne ho altre tipo una decina qui, poi ci sono quelle della Scale 75, altri Army Painter qua, che questo è il set, quello di Zombicide, la ristampa, quello nuovo che è uscito sempre da poco. Ho detto, vabbè, dai, tanto... Stamperò di questi un'altra ventina e sono a posto. No, ma arriva sto ben di Dio, più quell'altro set lì. Mi sa che dovrò stampare altre due bobine di roba qua. Due no, però una e mezzo sì. Spero si veda bene. Che bellezza, io di questi set io li adoro. Era già da tempo che volevo prendermi un set dedicato proprio agli incarnati. Allora, vediamo un po' cosa dice. 12 tipi di warpaint di alta qualità, 3 washes. Ah, il mixing medium ci hanno messo 4, non so se si vede, 4 boccette vuote per fare i tipi, per fare le vostre mixture personalizzate, e le mixing balls. Allora, tempo fa Army Painter, soprattutto queste vecchie collezioni qua, ok? Questa è la vecchia collezione, l'ho acquistata tipo 3-4 anni fa. C'era un piccolo problemino. C'era un piccolo problemino, nel senso che il prodotto era solito separarsi dal pigmento, quindi c'era il medium da una parte e il pigmento dall'altra, anche se shakeravi tipo più di 10 minuti a shakerare la boccetta. Cosa succede? Che nei nuovi set stanno mettendo queste palline, io intanto apro, stanno mettendo queste mixing balls in modo tale da aiutarti ad amalgamare tutto quanto il prodotto. Tanto qui sono uscito un po', sicuramente sono io che ho shakerato la scatola un po' troppo. E io tempo fa avevo risolto così comprandomele da parte. E adesso invece te le mettono, non sempre, però adesso te le mettono proprio nel set. Allora, qui, vabbè, i soliti opuscoli che ti mostrano tutta la loro roba, tutti i loro strumenti, tutti i loro colori, sia in bottiglietta spray che le loro nuance, warpaints, i loro pennelli. E questi sono buonissimi, ce li ho e sono bellissimi. Vabbè, insomma. Vi presento il loro catalogo, poche parole. Questo è uguale, cosiddetto manuale che ti spiega un pochino come usare i loro prodotti, soprattutto per chi ancora deve iniziare, magari questo può essergli d'aiuto. Poi tanto trovate tutto sul loro sito, c'hanno anche delle guide, fatevelo dire, c'è anche delle guide molto esplicative che possono aiutare tantissimo. Ed eccole qui, le mixing balls. Queste sono veramente giganti comunque. Io usavo quelle più piccole. Questa però comunque è una bellissima trovata e hanno fatto bene. Per me hanno già acquistato 3 punti. 3 punti che le avevano perse tempo fa, li hanno riacquistati tutti così. Tutti. Allora,
Vedo che l'incarnato va, come ho detto prima, dal più chiaro a quello roseo, aspetta, metto così, a quello più roseo, a quello più scuro. Poi ci sono i washes che proprio vanno bene, per esempio il dark va bene proprio per gli incarnati, quelli più scuri. Poi hanno il mixing medium, che questo è perfetto. Si mette a fuoco, grazie, telecamere. È perfetto proprio per fare le vostre mixture, perché infatti la cosa più bella di questo set, vi danno la possibilità di fare le vostre nuance personalizzate e col medium possono durare nel tempo. Soprattutto hanno più brillantezza, eccetera. Ma questo lo vedremo soltanto andando a dipingere. E io infatti ho optato per Hankook di Fallout 4. Colorami. Essendo in ogni set dei vari gradienti, che qui non c'è bisogno neanche di prepararli più di tanto, poi ovvio se vuoi una tonalità diversa dall'altra ci sono le bottigliette, quelle vuote, c'è anche il medium e voilà, e vai col tango, come si dice. Allora, Dorado Skin più Amber Skin e Topaz Skin dovrebbero fare al caso mio, insomma al caso suo. No, io qui li ho già preparati sulla mia wet palette e adesso vado con il Dorado Skin, sempre se ok, e inizio e mettiamoci a fare tutta la pelle. Per la pelle sto usando un Wargamer character con la punta lunga però fine. Pennello presso Wargamer Monster perché non lo so, perché non riesco a trovare l'altro. Quindi ho le mie pause di caffè, ogni volta mi creano sti scompigli. Comunque, devo dire che i colori si spalmano molto facilmente. Di primo acchito mi sembrano molto molto coprenti. Finalmente si amalgamano bene anche col medium che hanno al loro interno e non fanno quel bruttissimo difetto, o perlomeno non mi è capitata una boccetta del genere ancora. Li vedo molto pigmentati e molto molto coprenti. L'ho ritrovato, l'ho ritrovato. Visto che ci sono, faccio gli occhi neri, perché lui, essendo un ghoul, addio, adesso ciao proprio, mano ferma, aiutami. Con l'Amber Skin decido di fargli tutte quelle parti nelle zone delle occhiaie, magari dentro il naso, vicino un po' alla bocca, magari anche un pochino sotto anche gli zigomi, tanto per dargli un effetto un po' più consumato.
adesso vado a applicare un po' sulla white palette, non troppo, e perché no, metto anche un po' di top of skin in modo tale che poi faccio il gradiente. Fa caldo, fa caldo, metto anche una puntina di questo. Vado a mettere un po' di Onyx Skin e un po' di Amber Skin e Dorado Skin per fare le zone delle occhiaie, perché ce le ha più scure. Ok, perfetto. Adesso vado a passare il wash, questo qui. Si capisce molto bene, ma dal vivo vi posso assicurare che i colori sono bellissimi. Vediamo se abbassando un po' la luminosità si capisce meglio, magari così. No raga, ma queste finalmente sono nuance veramente veramente belle, e si vede proprio che sono prodotti di alta qualità. Adesso vado a prendere una puntina di Jasper Skin, sempre queste puntine, e di Dorado Skin. Infatti, fai questo effetto rosa diciamo carnagione, un pochettino più abbronzato, e lo vado a spalmare nelle zone queste qui, dove lui comunque si vede molto la sua pelle, gli altri sui muscoli, poverino è tutto completamente sciolto. Amber Skin, che è questo qua, più Dorado Skin, e infatti fa sto marroncino beige più l'incarnato rosa scuro. Si fa fare tutto il dry su tutta quanta la zona, quindi io prendo il pennellino da dry, che è questo qui, questo qui, adesso col taglio, non guardate la punta che purtroppo mi si è macchiata, ma ha un taglio angolare così, e lo vado a passare piano piano su tutta la zona. E qui abbiamo finito almeno la pelle. Adesso faccio tutto il resto e torno subito qui. Ed ecco qui, finito. Non si vede tantissimo perché, ripeto, c'è una luce veramente penosa oggi, che va dal soleggiato all'ultra nuvoloso e quindi fa effetti d'ombra assurdi. Tant'è che ho dovuto accendere anche tre tipi di luci diverse per cercare di fare un po' luminoso. Comunque, questo set qui lo trovo buonissimo.
lo trovo veramente vantaggioso per chi magari non ha voglia tanto di stare lì a impazzire, a trovare la nuance perfetta per fare l'incarnato, o a chi vuole magari spingersi oltre e a creare un tipo di colore suo personalizzato. Oppure un incarnato che magari non si trova facilmente, perché ci sono anche quegli incarnati ultra pallidi che non è facile da trovare, non è facile neanche da creare. E con questi io ci sono riuscita. Per esempio, questo qui di Hancock ho usato, a parte ve li ho fatti vedere nel corso del video, però ho usato questi tre più una goccetta di questo, più questo wash, e già l'incarnato di Hancock era buonissimo. Questo qui degli Anteme Beast. Ho usato tre colori che sono questi qua, ovvero l'Onyx Skin, Mocha Skin e il Tiger's Eye Skin, più il Dark Skin Wash. Non si vede niente perché questi sono i miei video. E questi sono bastati a fare l'incarnato più scuro ed è uscito perfetto. Io per esempio per fare incarnati più scuri, tipo questo, usavo il marrone più scuro con una parte di rosso e piano piano andavo a fare tutte le nuance, ma era sempre un disastro perché non è che uscisse poi un incarnato scuro omogeneo e fatto bene. Usciva anche magari color troppo ebano e non andava benissimo, insomma. Ora, adesso non è perché mi hanno mandato questo set qui, vuol dire che allora è oro che cola, però comunque sono rimasta particolarmente colpita perché il set, quello che ho comprato io per esempio, quello vecchio, come ho detto anche prima all'inizio del video, era difettato, insomma aveva le classiche problematiche dei colori Army Paint per quelle che erano conosciuti, che si dividevano parecchio, capito? O soprattutto davano quell'effetto troppo mascherone, quindi faceva delle sorte di righette sopra, delle crosticine sopra, come se il colore fosse difettato di fabbrica. Invece questi sono omogenei, cremosi, sono molto pigmentati, si vede che sono roba di qualità, si vede che è roba di qualità superiore. Non ho avuto modo adesso di preparare nuance mie personalizzate, anche perché ora come ora con il caldo ho paura che si guasti troppo il colore. Fanno veramente quasi 40 gradi qui ed è tremendo, quindi non voglio che poi magari i colori si guastino. Quando magari saranno calate le temperature avrò modo di provare meglio insomma tutti i colori eccetera, però già di primo acchito così mi ha fatto una bellissima impressione. Non do voti perché non sono un insegnante, non sono neanche una pro painter, però comunque per chi deve iniziare o per chi vuole fare qualcosa di suo, qualcosa di particolare, eccetera, e per chi come me soprattutto litigava particolarmente per gli incarnati, eccetera, questo set è perfetto. Questo set è veramente perfetto. Io veramente ve lo consiglio. E niente, io vi ringrazio, ringrazio anche l'Army Painter per averci mandato questo set. Poi farò un video dove farò vedere quelle altre due set Airbrush che ci hanno mandato. Vi rimando al sito di Giocolibreria Semola perché vendono anche prodotti Army Painter. E soprattutto vi ricordo di usare il codice sconto di mio marito Coridan7 che vi dà il 7% su tutto il catalogo del sito. E se poi non riuscite a trovare qualcosa comunque nel catalogo, chiedete a Corrado e lui vi saprà aiutare nei migliori modi, perché lui è veramente veramente molto disponibile, è veramente una persona gentilissima. Comunque io vi saluto e vi rimando al prossimo video e adesso c'ho caldo, devo buttarmi in vasca, sto morendo. Al prossimo video ragazzi. Ciao. Fa caldo. Fa caldo. Fa caldo. Guarda, guarda, ha fatto a mente caldo, mi si è sciupata tutta la faccia.